Oggi siamo qua a presentare delle innovazioni che vengono portate proprio a beneficio dei cittadini e dei turisti per muoversi in modo sempre più semplice con i mezzi pubblici, con i mezzi in sharing nella nostra città e domani anche per trovare parcheggio. È una prima app, cioè Moovit è un'app internazionale che è riconosciuta in tutto il mondo, ma è un primo step, ecco, quello che stiamo portando avanti insieme per agevolare un po' la vita a tutti. Usiamo i social anche per fare innovazione. Se voi siete stati all'estero avete magari anche ragazzi o amici che lo usano spesso in Europa per muoversi abitudinariamente, non solo ci sono le informazioni in tempo reale, ma spesso si comunica anche tra ragazzi o tra utenti del trasporto pubblico se c'è magari un disagio su una linea o qualcosa di inaspettato, e anche questo modo di usare sia le informazioni che di comunicare tra comunità, tra quelli che utilizzano i mezzi, magari qualcosa che sta succedendo, è sempre molto utile perché in tempo reale si sa esattamente quello che sta accadendo sulle linee di trasporto, insomma sui mezzi che si stanno utilizzando. Le novità di quest'anno, quest'estate, sono intanto l'estensione delle informazioni in tempo reale su tutte le reti e tutti i servizi. Già ne avevamo su diverse linee, ma adesso quest'anno su tutta la provincia di Rimini c'è l'informazione in tempo reale tramite Moovit, appunto, dei servizi, e ci sono poi nel comune di Rimini anche la geolocalizzazione di alcuni servizi in sharing di alcuni operatori, in particolar modo al momento di Bird, dei monopattini di Bird e degli scooter di Mimoto Elvis, e a regime arriverà anche Lime, perché sta dialogando Lime a livello globale con Moovit proprio per integrarsi anche su questo fronte. E noi siamo ambiziosi, la città vuole far sì che si cresca sempre di più in questa direzione e si possa anche dare delle risposte a chi ne ha più bisogno, perché non dimentichiamoci che Moovit è tradotto in 45 lingue e quindi questo consente di avvicinare, no, il sistema di trasporti in qualunque lingua si parli, ed è anche dei servizi per chi ha delle disabilità, magari per i non vedenti ci sono proprio dei sistemi di informazione vocale studiati apposta per queste tipologie di persone che sicuramente sono apprezzati e molto utili anche da questa tipologia di utenti.